dei commentatori che parlano di foibe, però è una cosa che bisogna tenere presente, secondo me, altrimenti non si possono comprendere i fatti. C'è qualcuno che intanto vuole intervenire, intanto a proposito di Comitato di Liberazione Nazionale, tu spieghi nel tuo libro anche che non fu poi così limpido il ruolo del Comitato del CLN nella zona di Trieste, e questo magari può aver, intanto se ci spieghi qual è questa ambiguità, perché può essere anche diciamo, importante per la valutazione storica sul tema, e insomma, qual era questa ambiguità e come può aver influito su poi l'insurrezione popolare degli antifascisti jugoslavi. Sì, la questione del CLN di Trieste, Comitato di Liberazione Nazionale Giuliano, è una questione abbastanza complicata, cercherò di sintetizzare al massimo. Allora, nella primavera del 1944, ad avere contatti con il Comitato di Liberazione Nazionale Antitalia di Milano, c'era solo il Partito Comunista della zona di Trieste, no? C'era solo il Partito Comunista che teneva i contatti con il CLNI, e però i contatti con il CLNI lo avevano anche gli jugoslavi mediante quello che veniva chiamato l'ambasciatore di Tito in Italia all'epoca, Anton Bratuscia, detto Urban, detto professor Urban, che tra l'altro è quasi centenario ed è ancora vivente, una persona che era stato internato nel campo di concentramento italiano di Arbe, lì ha organizzato con altri resistenti la brigata di Arbe, si sono liberati dal campo, poi lui è entrato nel movimento di liberazione e è diventato un diplomatico all'interno del movimento di liberazione. Quindi siamo nel maggio del 1944 e il CLN Antitalia a un certo punto cerca di prendere dei contatti anche con altri esponenti dell'antifascismo triestino, perché aveva solo i contatti col Partito Comunista. A questo punto si organizzano alcuni esponenti del Partito d'Azione, del Partito Popolare, Democrazia Cristiana, insomma, del Partito Socialista e qualche liberale anche era nell'ambito, che però fanno alcune riunioni nel corso dell'estate con i dirigenti milanesi, però dato che le direttive del CLN Alitalia, che rappresentava il governo del sud, no? Ricordiamo, al nord c'era la Repubblica Golpista di Salò, poi c'era il governo del sud, che era co-belligerante con gli alleati, e tra gli alleati c'era anche la Jugoslavia, questo va detto, altrimenti poi nascono equivoci, e il CLNI era l'emissario del governo ufficiale italiano, del governo regolare italiano, diciamo, nel nord occupato dai tedeschi, dai nazisti. I collegamenti erano a livello internazionale fra CLN Alitalia, Jugoslavia, e c'era questo collegamento con CLN Giuliano, che però non voleva avere rapporti con la Slobodna Fronta, che è il fronte di liberazione sloveno, che era rappresentato da Bratuscia. Quindi c'è stata questa spaccatura all'interno del Comitato di Liberazione, per cui mentre il Partito Comunista ha continuato ad avere contatti e a seguire le direttive del CLN Alitalia e quindi a collaborare con la resistenza jugoslava, il CLN Giuliano non ha voluto fare questo e quindi a Trieste si dice che il Partito Comunista è uscito dal CLN e non ha voluto collaborare, il che potrebbe anche essere vero, però è il ribaltamento del discorso, perché il CLN
Giuliano, che non voleva collaborare con Cirenea d'Italia, era quello, diciamo, scissionista, no? Quello che si è tirato fuori. Il Partito Comunista era quello collegato con il CLN ufficiale, diciamo. In seguito a questa situazione di contrasto, alla fine della guerra si è trovato comunque un accordo fra il Fronte di Liberazione, allora, il Fronte di Liberazione, la Svolina Fronta, aveva a Trieste un'organizzazione sul territorio che era composta da operai, lavoratori, resistenti, che si chiamava Unità Operaia. E questa Unità Operaia ha attivato un'insurrezione cominciata anche prima, il 28-29 aprile, le prime insurrezioni nella periferia, poi dal 30 aprile al 1 maggio c'è stata la liberazione. In questo contesto, mentre c'era la sollevazione, diciamo, dell'Unità Operaia, d'altra parte il CLN Giuliano si è sollevato per conto proprio, perché il loro intendimento era quello di prendere simbolicamente possesso di Trieste, per dire che quando, al momento in cui sarebbero arrivati gli angloamericani, che sono arrivati un paio di giorni dopo gli jugoslavi, dire: noi diamo la città agli angloamericani. Allora, in questa confusione totale è capitato che alcuni esponenti del CLN, del CVL, il Corpo Volontari della Libertà, che era il braccio armato del CLN, il componente militare, no? E in questa occasione è capitato che alcuni rappresentanti del CVL si sono trovati a sparare contro gli jugoslavi e i partigiani. Per cui un reparto di guardia di finanza, che aveva obbedito ad ordini sbagliati o non aveva capito gli ordini, ok, invece di collegarsi con l'esercito jugoslavo che arrivava come esercito alleato, gli ha sparato contro, per cui sono stati presi e poi deportati in Jugoslavia. E queste sono le guardie di finanza che si dice sono state infoibate. E altri rappresentanti del CLN che avevano organizzato la resistenza contro la Jugoslavia nei 40 giorni in cui i jugoslavi rimasero a Trieste furono anche arrestati e portati oltre confine e poi processati. Perché l'equivoco sta nel fatto che è tendenza della componente nazionalista anticomunista non voler riconoscere che la Jugoslavia era un paese alleato alla stessa stregua degli angloamericani. Per cui se l'ordine del CLN all'Italia era quello che i gruppi del CVL, al momento in cui arrivano gli eserciti alleati, devono consegnare le armi agli eserciti alleati, questo valeva a Milano, ma valeva anche a Trieste, visto che l'esercito alleato che è arrivato per prima a Trieste era quello jugoslavo, era obbligo dei combattenti del CVL di consegnare le armi. Se non le consegnavano, andavano incontro a quello che sono andati incontro tutti quelli che non hanno consegnato le armi agli alleati, obiettivamente. Allora, cosa succede? C'è questa mistificazione nel parlare di titini, le bande di Tito. Non si parla mai dell'esercito di liberazione jugoslavo, perché a questo punto, non mettendo le cose in chiaro, si fa una mistificazione per cui si vuole perseguire che gli jugoslavi non avevano alcun diritto di arrestare le persone, né i criminali di guerra né quelli che gli sparavano contro, non vengono riconosciuti come esercito regolare. E questa è proprio una mistificazione, un equivoco su cui gioca la propaganda. Non so se mi sono spiegata. Sì. Sì, scusate. E appunto per questo motivo noi abbiamo molte persone che vengono considerate, tra virgolette, infoibate. Quando si parla di antifascisti infoibati, poi dopo vi spiego il concetto del termine infoibato che non funziona come termine corretto. Però appunto si tratta di questi attivisti del CLN che sono stati trovati armi in pugno, che hanno continuato la resistenza però contro la Jugoslavia, hanno anche compiuto attentati per 40 giorni.
Quindi non era una cosa ideologica, ma una cosa proprio di, dal punto di vista militare. Ecco. Ecco, quindi l'inizio dell'esodo delle popolazioni italiane dall'Istria e dalla Dalmazia, e quindi le attività di repressione nei confronti degli italiani e i cosiddetti infoibamenti. Ecco, ci vuoi parlare di che cosa, diciamo, qual è stata la portata reale dell'esodo italiano, se si può chiamare così esodo italiano, se è successo, che cosa è successo effettivamente, e appunto i, che cosa, quanti italiani, e chi erano i profili, qual era il profilo dei cosiddetti infoibati? Allora, innanzitutto va chiarito il discorso degli infoibati, perché infoibato letteralmente significa una persona, a parte letteralmente non c'è una parola che non esiste, insomma è stata creata così, per definire chi è stato ammazzato, gettato in una foiba, no? In realtà poi questa terminologia è stata allargata in maniera, secondo me, storicamente inaccettabile, perché ed è stata allargata anche con l'avallo di due storici come Raul Pupo e Roberto Spazzali, che non sono le ultime ruote del carro nella storiografia, insomma. E perché il concetto è che vengono considerati infoibati tutti coloro che tra il 43, 45 e 46 sono morti, sono stati uccisi per mano dell'esercito jugoslavo, dei partigiani jugoslavi o per vendette, cioè allargando in maniera esponenziale e del tutto illegittimamente quello che io ho definito un non fenomeno. Cioè, il fenomeno delle foibe diventa un fenomeno nel momento in cui viene considerato a questa stregua. Però se noi invece analizziamo i fatti nella loro reale portata, vediamo che abbiamo un episodio, questo sì, di infoibamenti, quello di cui dicevo prima nel settembre del 43, che ha portato a un recupero di 200 salme dalle varie foibe istriane. Poi nel corso della guerra, logicamente, la gente viene ammazzata. Cioè, quindi il fatto che i partigiani jugoslavi nel corso della guerra abbiano ammazzato delle persone che erano militari, fascisti, cose del genere, non dovrebbe essere un fenomeno considerato a sé stante, faceva parte delle leggi di guerra. Per dare un'idea della portata di queste esecuzioni, va detto che il federale dell'Istria di Lucania nell'aprile del 45 inviò a Trieste uno dei dirigenti del CLN Giuliano, che era persona di sua fiducia, e questo anche dovrebbe dare un po' da pensare su cosa del CLN Giuliano, se uno dei suoi dirigenti era una persona di cui Lucania federale si fidava. Ha mandato una serie di pratiche che riguardavano le richieste di indennizzo fatte da familiari di persone che erano state o infoibate o uccise dai partigiani nell'Istria tra l'8 settembre 43 fino all'aprile del 45, e si trattava di 500 pratiche, che, considerando il tempo di guerra e i 200 morti del primo fenomeno, insomma, non è una cifra poi tanto grande, se consideriamo tutto quanta gente moriva durante la guerra. E, dopodiché vengono considerati infoibati anche tutti quelli che sono scomparsi alla fine della guerra perché arrestati dall'esercito jugoslavo. Allora, come dicevo prima, l'esercito jugoslavo giunto a Trieste il 1 maggio a un certo punto ha cominciato ad internare i militari che erano stati catturati. Questo lo hanno fatto tutte le potenze alleate che hanno vinto la guerra, perché i militari italiani sono stati internati anche dagli inglesi, dai statunitensi e dai francesi. Solo che anche qui gioca l'equivoco del non voler riconoscere lo status di esercito regolare all'esercito jugoslavo, perché se noi consideriamo che appunto è un esercito
al pari degli altri, aveva anche tutti i diritti per legge di guerra di catturare, di prendere i soldati e di portarli nei campi di prigionia. E nei campi di prigionia sono morti diversi militari perché non c'era da mangiare, c'è stata un'epidemia di tifo e in effetti il grosso dei morti si è avuto in questa circostanza. Allora, per fare un po' di numeri, dalla provincia di Trieste sono scomparse perché arrestate, catturate e non entrate dopo la guerra, sono state arrestate dagli jugoslavi circa 500 persone, un po' di meno, che non sono rientrate, dalla provincia di Gorizia 550. E in questa cifra vanno considerati circa metà erano militari morti nei campi di prigionia. Sul 150 circa, se non vado errata, erano no, un po' di più, forse 200 persone arrestate con varie accuse di crimini di guerra, processate a Lubiana, Maribor, in vari luoghi, e non rientrate. Molto probabilmente alcuni sono stati condannati a morte, ma questo non si sa per tutti, e questa è una cosa che la Jugoslavia avrebbe dovuto a suo tempo notificare in maniera più chiara, anche se visto che è stato pubblicato da Guido Rubici nel suo libro In Foibati la sentenza di condanna a morte del questore fascista di Gorizia, Genchi, immagino che queste sentenze sono state inviate ai familiari delle persone condannate a morte, quindi anche qui probabilmente qualcuno non ha voluto rendere noti dei documenti che in realtà ci sono. E, sì, c'è questa fenomeno di persone processate e condannate a morte, che comunque è una cosa che può essere assimilata alla questione dei processi contro i criminali di guerra che fu fatta per esempio a Norimberga, cioè nessuno si scandalizza perché a Norimberga qualcuno fu condannato a morte. E poi abbiamo tutta una serie di vendette personali che sono accadute come alla fine di ogni conflitto e per le quali sono stati spesso identificati colpevoli e processati. A Trieste sono stati fatti una sessantina di processi per queste esecuzioni sommarie. Il più grosso esempio di infoibamento, letteralmente, perché furono gettati nell'abisso Plutone, è una cosa che va ancora a sé stante, perché un gruppo di criminali comuni si era infiltrato nella Guardia del Popolo, che era chi procedeva all'arresto, ma era un corpo considerato regolare anche degli alleati. E praticamente la Guardia del Popolo aveva proceduto all'arresto di varie persone, squadristi, brigate nere, poliziotti, eccetera. E, a un certo punto queste persone dovevano essere, quando gli jugoslavi avevano deciso di lasciare, per accordo internazionale, lasciavano Trieste per lasciare il governo agli angloamericani il controllo del territorio, a un certo punto avevano deciso di prendere questi prigionieri che erano nelle carceri locali, di portarli a Lubiana per il processo. Un gruppo di criminali comuni, invece di portare queste persone a Lubiana come da ordini superiori, li hanno uccisi e gettati nella foiba Plutone. C'è stato un processo per questo, quindi le cose sono state chiarite da questo punto di vista. E quello che io sospetto è che questi avessero estorto dei soldi a questi prigionieri dicendo noi non vi portiamo a Lubiana se ci pagate, poi si sono tutti i soldi e li hanno ammazzati perché non fossero testimoni dei loro crimini. Questa è la mia interpretazione personale, però insomma il sunto è che queste 18 persone non sono state ammazzate da partigiani ma dei criminali che si erano infiltrati. E quindi anche tra i vari infoibamenti letteralmente considerati come tali,
vanno distinti vari fenomeni, appunto, perché c'è questo, questo atto che è stato operato da dei criminali, c'è la vendetta personale di un partigiano che ha ammazzato le persone che riteneva fossero stati delatori, che avevano portato alla morte di suo padre, di un altro gruppo con cui lui collaborava, lui si è salvato per miracolo. E però di queste vendette personali possiamo, della provincia di Trieste, possiamo contare una cinquantina di vittime che sono state uccise in questo modo. E comunque non si può parlare di una... cioè non sono stati omicidi di Stato, come vogliono farci credere, perché non è stato il governo jugoslavo a dire ammazzate quelli, non sono state esecuzioni sancite dallo Stato, sono state vendette personali di persone che individualmente hanno deciso un tanto, che poi facessero parte del movimento partigiano o fossero infiltrati o eccetera, questo è un discorso che va analizzato a parte. E anche qui appunto si è creata questa grande confusione. Però se noi distinguiamo, cioè se noi mettiamo come infoibati, tiriamo fuori 3.000 persone, effettivamente 3.000 persone sono una cifra abbastanza forte, no? Abbastanza grande. Però se vediamo che di queste 3.000 persone, 200 sono morti così, 300 in un altro modo, 150 e poi non tutti assieme, ma sparpagliati in 2 anni di guerra e di dopoguerra, vediamo che non si può parlare di un fenomeno. Mentre invece si usa, e questo dipende anche dalla propaganda fascista e nazista, cioè il discorso dello spauracchio delle foibe, per ricollegarmi al problema dell'esodo, no? Si dice siamo stati terrorizzati dalle foibe per cui siamo scappati. Sì, però il discorso del terrorizzati dalle foibe era la propaganda che è stata creata dall'occupatore nazifascista ancora nel 43 e che è proseguita dopo. L'esodo. Allora, molti dicono, come esuli, molti sono andati via subito dopo l'8 settembre del 43. Allora, a questo punto, visto che fino al 45 la zona era controllata dai nazifascisti, questi non sono andati via perché avevano paura degli jugoslavi, cioè sono andati via per qualche altro motivo, e questo per un primo gruppo di esuli. Poi ci sono anche qui loro, la propaganda parla di 300-350.000 esuli, e anche qui i numeri non ci sono. Un censimento fatto dall'ente, l'Opera Nazionale Profughi mi sembra si chiamasse, aveva fatto un calcolo di 190.000 persone che potevano avere la qualifica di profugo. Però anche qui bisogna distinguere, perché una parte di istriani se ne sono andati perché sono scappati subito, immediatamente, perché essendo coinvolti con il regime fascista temevano per la propria vita e sono i primi che sono scappati via. Dal momento in cui i territori non erano più italiani ma erano diventati jugoslavi, tutte le persone che avevano fatto parte dell'esercito, dei corpi di polizia, eccetera, logicamente non potevano stare sotto la Jugoslavia. Ma io personalmente conosco una persona nata nel 1940 a Pola, che ha la qualifica di profugo, e lui è nato a Pola semplicemente perché suo papà calabrese restava a servizio militare lì, come un ufficiale della Marina Militare. Logicamente questi calabresi che non parlavano una parola di croato se ne sono venuti via da Pola, anche perché essendo ufficiale dell'esercito cosa faceva? Cioè, e come questo tantissime, cioè, l'Italia ha mandato tantissimi militari e personale italiano in quelle zone dopo il 1918, e questi logicamente non avevano molta intenzione di stare sotto, anche perché non sapevano come si sarebbero pagati i contributi, considerati contributi dopo, proprio parlando terra a terra. E poi c'è stata tutta una casistica di varie cose, cioè dicono c'è tutta una propaganda per far andare via gli italiani dall'Istria, perché
dicevano un plebiscito per dimostrare che l'Istria non deve essere jugoslava, ma deve essere italiana, voi dovete venire via perché così dimostrerete che andando via lascerete vuote le case, eccetera, eccetera. Cioè, molte di queste persone sono venute via con il miraggio di trovare dall'altra parte il paese di Bengodi e non l'hanno trovato, giustamente. Però per quanto riguarda il discorso che si lo fa per esempio Cristicchi nel suo spettacolo, si veniva via perché non si poteva fare a meno di restare italiani, allora va detto un'altra cosa anche, che fin da subito la Jugoslavia ha riconosciuto le scuole italiane nelle zone in cui c'erano. Cioè, anche qui si dice, è venuta la Jugoslavia e ha chiuso le scuole italiane. Sì, però se raccontiamo tutta la storia, vedremo che la Jugoslavia ha chiuso alcune scuole italiane per ripristinare le scuole slovene e le scuole croate ed ha lasciato aperte altre scuole italiane. C'è una delle più ferventi militanti dell'associazionismo degli esuli, la professoressa Nadina Feresin, è rimasta ad insegnare al liceo italiano di Pisino fino al 1947. Quindi questo significa che fino al 47 comunque c'era un liceo italiano a Pisino. E da questo punto di vista posso raccontare un'altra cosa che mi ha una testimonianza di una persona che all'epoca era sindaco di, adesso non mi ricordo se di Pirano o di Capodistria. E praticamente a un certo punto arrivano, questo era nel 47 appunto, all'epoca del trattato di pace, arrivano dei genitori di una scuola elementare per protestare perché le maestre, i maestri, insomma gli insegnanti, continuavano ad insegnare sui libri del fascismo. Diceva, vabbè, non c'è tempo di stampare libri nuovi, però almeno lasciar perdere gli accenni alla grandezza del duce, alla grandezza dell'impero, le cose che si sono fatte in Africa, eccetera, eccetera, insomma, se è cambiato qualcosa, è inutile che ci facciano l'apologia del fascismo, no? Allora il corrispettivo del provveditorato agli studi dell'epoca ha richiamato gli insegnanti a insegnare la storia diversamente, no? A quel punto c'è stata proprio è stato veramente un esodo, nel senso che la mattina dopo non c'era più un insegnante di lingua italiana nelle scuole del litorale. E diceva questo compagno che era stato sindaco appunto di questa città, che a quel punto è stato richiamato all'ordine da Cargill in persona, da Belgrado, e gli ha detto che cosa sta succedendo lì? Noi non possiamo permetterci di lasciare chiuse le scuole italiane per mancanza di insegnanti. A questo punto c'è stata una, poi hanno cercato comunque di tamponare in altre maniere, però c'è stata una bellissima espressione di solidarietà internazionalista perché molti insegnanti dell'Emilia Romagna sono andati nell'Istria a insegnare nelle scuole italiane per dare una mano alla Jugoslavia a ricostruirsi, diciamo. E da questo punto di vista, se la Jugoslavia avesse avuto veramente l'interesse, come si dice, di eliminare la comunità italiana, di fare un genocidio, eccetera, come dice sempre il nostro presidente Napolitano, che però non sa niente di storia, mi spiace per lui, cioè non avrebbero accettato la presenza di questi italiani esteri, no? Non jugoslavi. E quindi anche qua è stata fatta tanta confusione. E il problema dell'essere o non essere italiani sotto la Jugoslavia era semplicemente un altro. Secondo il trattato di pace, la clausola era che chi voleva rimanere doveva accettare la cittadinanza jugoslava, poteva rimanere italiano di lingua, cultura, eccetera, eccetera, di nazionalità italiana, ma la cittadinanza doveva essere jugoslava, altrimenti chi voleva conservare la cittadinanza italiana veniva considerato optante e doveva andare in Italia. E questo era un accordo che non trovo neanche del tutto sbagliato se si vuole fare proprio discorso dal punto di vista del diritto internazionale. Quindi sì, anche sull'esodo sono state dette tante cose, tante mistificazioni. Poi logicamente
è un dato di fatto che qualcuno veniva, aveva delle coperture e si è trovato a stare meglio. Quelli che sono finiti nei campi profughi hanno fatto una vita da schifo per tantissimi anni, però ricordiamo anche un'altra cosa, che all'epoca c'era miseria dappertutto, fino agli anni 50 erano tantissime le case che non avevano ancora l'acqua in casa e cose del genere, cioè si stava appena cercando di ricostruire, e in questa situazione qui, tra l'altro, come sono arrivati tanti istriani esuli a Trieste, tantissimi triestini sono anche andati via perché con il ritorno dell'amministrazione italiana tantissimi triestini che lavoravano sotto il GMA hanno perso il posto di lavoro perché per questione di punteggi agli esuli istriani veniva riconosciuto un certo punteggio perché avevano la precedenza dei posti di lavoro per le case popolari, per tutte queste cose qua. Quindi a un certo punto è capitato che i triestini dovessero emigrare perché non c'era più posto per loro. E questo ha creato un ulteriore motivo di tensione in città, perché logicamente la solita guerra fra i poveri, no? Oltretutto la politica lungimirante del nostro governo, che è sempre stata quella di creare screzi e astio, è stato di espropriare zone nei comuni a maggioranza, nei comuni della provincia di Trieste, che aveva una netta maggioranza slovena, hanno espropriato i terreni agricoli che questa gente usava per vivere, per fare degli insediamenti di case popolari per metterci dentro i profughi istriani. E questo naturalmente ha creato delle cose inenarrabili, insomma, perché c'è stato visto dalla popolazione slovena, è stato visto come un proseguimento della politica fascista di nazionalizzazione. E chi ci ha rimesso appunto è stata proprio la convivenza fra la gente normale, per cui questi qua che magari erano di poveri cristi, insediati là, si sono trovati in una specie di ghetto perché la popolazione intorno ce l'aveva su con loro, per la politica nazionale, insomma. Quindi, appunto, ripeto, le situazioni sono molto più complicate di come si descrivono in due parole. Infatti, non a caso, la legge dell'istituzione del giorno del ricordo dice le più complesse vicende del confine orientale, perché sono talmente tanto complesse che effettivamente ve ne rendete conto anche voi, insomma, c'è tante sfaccettature. Come c'è scritto anche nella prefazione al tuo libro, nella prefazione di Bork, tu di fatto, come stai dimostrando anche in questo caso, non neghi che ci sono stati dei fenomeni, chiaramente, e che questi fenomeni sono entrati nel mito perché sono stati gonfiati dei numeri, perché ci sono state delle operazioni, diciamo, di propaganda. Adesso voglio ricordare un dato che ho letto anche seguendo diciamo le vicende del tuo libro, che a seguito della pubblicazione di Operazione Foibe, Pirina, che è considerato uno dei massimi teorici, massimi esponenti storici sulla questione delle foibe, aveva scritto un testo chiamato Genocidio. Sì, allora questo anche per fare una battuta così per alleggerire, a me dicono sempre che sono una storica di parte, e effettivamente sono di parte come tutti quanti, però Marco Pirina, che era stato indagato per complicità nel golpe borghese, non è che possa essere considerato una persona di sopra delle parti, ma a parte questo. Comunque come storico era una frana, mi spiace, pace all'anima sua, non c'è più, però era un disastro perché veramente aveva fatto un tal minestrone di roba che nel momento in cui io, nella prima edizione di questo libro, avevo dimostrato che aveva collezionato il 64% di errori, visto che aveva messo fra i fra virgolette infoibati anche i partigiani uccisi dai nazisti, alla fine mi ha risposto, facendo ancora più confusione di prima, con un libro, un libello,
che non a caso riprendeva la copertina, la grafica, tutto quanto di quel conto di cui vi parlavo prima del 43. Infatti questo di Bercolo, che naturalmente ne ho acquistato una copia perché è un libro che parla di me, insomma devo prenderlo, però è una cosa che oserei definire intimidatoria. Cioè, tu mi rispondi a uno studio storico, mi rispondi con la stessa grafica di un libro nazifascista, e questo dovrebbe dare da pensare anche sul tipo di persona che era Marco Pirina. Sì, il negazionismo, no? Allora, una delle battute: io sono la negazionista delle foibe. Allora, cosa succede? Qui anche abbiamo una situazione che oserei chiamare kafkiana. In tutti questi anni sono state raccontate mille e mille fandonie, ingigantendo delle cose che non erano vere. Faccio un esempio. Si parla sempre dei sacerdoti infoibati. Allora, di sacerdoti infoibati ce n'è stato uno che è stato recuperato da una foiba vicino a Pisino. Dice la propaganda: il suo capo era cinto da una corona di spine e erano tutti i genitali messi in bocca. Allora, se uno prende il verbale della Zagic, di cui dicevo prima che aveva fatto il recupero delle foibe, lui non fa parola di tutto questo. Dice: è stata recuperata la salma riconosciuta per quella di Don Tarticchio. Punto. Allora, in questo, quando io dico che l'abbiano ritrovata in quelle condizioni è una cosa che è venuta fuori, non ha nessun fondamento di verità, e poi appunto un sacerdote, non i sacerdoti come se fossero chissà quanti, allora a questo punto, visto che io con i miei documenti dimostro che è stata detta una fandonia, non è che viene accusato di essere un bugiardo quello che la fandonia la ripete, ma sono io che sono negazionista, perché dicendo la verità ho negato quella che in realtà è una bugia. Cioè, se veramente capovolta la logica in tutta questa situazione. E appunto, dicono che io non si sa cosa nego. Infatti anche quando sono stata invitata da Ferrara a 8:30, a un certo punto, dunque li nego, a un certo punto non mi sono arrabbiata, dicono: guarda, è tutta la serata che sta cercando di dirmi che io nego qualcosa. Io non nego assolutamente niente. A quel punto l'ha smessa. Però anche qui, no? Cioè, in tutta questa situazione noi abbiamo tutta una serie di cosiddetti libri di storia che riportano quello che ha detto uno precedente. Nessuno si è peritato di verificare se quello che ha detto quella tal cosa ha detto qualcosa che è suffragato da qualche documento. Io ho fatto una ricerca in cui, in base ai documenti, dico: no, questo qua non è stato infoibato perché è un partigiano che è stato ammazzato a Dachau, per esempio. Non mi ricordo se qualcuno a Dachau, comunque nei campi. Quando Marco Pirina mi mette fra i caduti della Guardia Civica, morti per mano partigiana della Guardia Civica, lui mi mette tutto l'elenco dei caduti della Guardia Civica, sia di quella decina di guardie civiche che sono entrate nella resistenza, sono state uccise dai nazisti, sia i rastrellatori di mine che sono morti sminando nel 1945, dopo la fine della guerra. Cioè, nessuno dice Pirina è un mistificatore, no, dicono la Cerni è una negazionista. Cioè, capite qual è il lato, appunto, io l'ho definito kafkiano della situazione. A questo punto io direi che sarebbe il caso di capire qual è il profilo degli storici che maggiormente, diciamo così, sono citati sull'argomento delle foibe. Beh, allora, intanto bisogna distinguere tra storici e propagandisti. Per le persone tipo Marco Pirina, Luigi Papo, che era stato denunciato come criminale di guerra della Jugoslavia perché aveva lavorato come capo della milizia di Montona agli ordini di nazifascisti, aveva fatto diversi rastrellamenti ammazzando molti civili,
cioè, queste persone secondo me non possono essere definite storici perché hanno fatto semplicemente propaganda. E poi c'è quell'altro filone di, effettivamente sono storici, Spazzali, Pupo, no, Gianni Oliva, no, Gianni Oliva è un'altra questione, un po' peggio secondo me, che in effetti sono, perdonatemi la definizione che è un po' di melodrammatico, storici di regime, no? C'è visto che è in atto un progetto che ha come scopo quello di demolire tutto ciò che è di orgoglio di classe, voglia di lottare, senso di lotta, di miglioramento delle proprie condizioni sociali, che una volta si chiamava comunismo. Allora, in questo stato di cose bisogna demonizzare il comunismo, demonizzare la resistenza comunista, demonizzare la Jugoslavia in genere, no? Allora, perché non si può permettere alla gente di pensare che i comunisti erano delle brave persone, altrimenti magari qualcuno ha voglia di fare di nuovo il comunista e magari si oppone a questo governo, no? È un rischio che non possono correre. Quindi è nato questa, già dai primi anni 90 c'è questa corsa alla demonizzazione dei comunisti. E in questa operazione, questa è una delle varie operazioni foibe, no? In questa operazione sono stati coinvolti oltre a propagandisti del tipo appunto di quelli chiaramente fascisti come Pirina, anche certi storici obiettivamente seri e preparati, che però hanno confezionato un tipo di storia che chiameremo appunto bipartisan, cioè quelli sono stati cattivi ma anche quegli altri, quindi in questa area di cattiveria l'unica cosa giusta è quella zona grigia che ha aspettato di essere liberata dagli angloamericani e non ha fatto altro. È lo stesso discorso del film di Benigni che mette il carro armato statunitense non sovietico a liberare Auschwitz, se ci pensate. Fa tutto parte dello stesso progetto. E quindi io obiettivamente non ho una grande opinione di questi storici, perché a maggior ragione, essendo preparati, conoscendo gli argomenti e non presentandoli chiaramente, non fanno un buon servizio alla storiografia proprio.